Beh, il commento dall'ara dopo questo secondo pareggio casalingo, sempre per 1-1 e con una dinamica similare al primo, il Bologna passa in vantaggio e viene raggiunto quasi subito. Cosa dire? Il Bologna oggi veramente ha fatto un passo indietro rispetto alla partita contro l'Udinese, perché comunque meno contro l'Udinese per 70 minuti si era visto del gioco, oggi non si è visto praticamente nulla. Sostanza zero tiri in porto, una sola occasione per Orsolini, tra l'altro scaturita da un rimpallo, e loro, parlo dell'Empoli, hanno fatto la loro onesta partita, hanno avuto anche loro un'occasione per andare in vantaggio su un errore nostro a centrocampo. Il Bologna deve lavorare molto, l'italiano deve lavorare molto, la squadra tutto sommato è praticamente quella dell'anno scorso, insomma gli manca ovviamente uno come Dirdè che poteva davanti creare delle opportunità, però non è secondo me un problema di uomini, ma proprio un problema di gioco. E su questo dovrà lavorare l'italiano. Attenuanti ce ne sono, però adesso gli alibi stanno cominciando a terminare. Bisogna che dopo la sosta ci sia un recupero, ci sia almeno da un punto di vista del gioco, ci sia un segnale, perché in effetti con una Champions League alle porte preoccupa molto la situazione. Poi è ancora presto, ancora prematuro, pertanto c'è il tempo di recuperare, però ad oggi mi sembra un po' in confusione. Il mister a un certo punto le ha provate tutte, ma non è riuscito a dare l'imprinting giusto. Poi qualche mossa forse è abbastanza così da criticabile, ad esempio Dallinga, che è una punta da area, è stato messo all'esterno. Nel primo tempo con Castro davanti hanno fatto molti cross, nel secondo tempo che c'era Dallinga che pare abbia nelle sue corde il colpo di testa, non c'è stato più un cross in aria. Insomma, un po' di confusione anche dal mister, ma bisogna aver fiducia e andiamo avanti.